registrando. Eccoci qua, benvenuti, dobbiamo ripetere tutto da capo. Benvenuti a questa nuova edizione delle Olimpiadi che ci siamo inventati, giusto? Parteciperemo io, Demone e la mamma. Sono io, Demo, e c'è anche mio fratello. Sì, ma il fratellino è troppo piccolo. Per giocare. Ecco, e dobbiamo subito dire che abbiamo avuto già da subito. Fammi abbassare l'audio qua. Non si sente niente. Passare. Allora, Basta. guidazioni, impostazioni, audio. Porca miseria, tutto al massimo. Va bene. Abbiamo subito avuto dei problemi con l'audio perché abbiamo fatto un esperimento. Praticamente l'audio è andato in Francia perché non si sente niente. Dovremmo ricommentare il video che abbiamo fatto, il video della prima gara, e presto vedrete di cosa si tratta. Lo facciamo in due stavolta. Ed ecco il labirinto. Questa gara è stata molto sofferta perché è davvero difficile. Se tu non te lo studi bene dall'alto, come stiamo facendo adesso, è veramente difficile. Cosa c'entra la gallina? Ed ecco qua, è iniziata la gara. Tu cosa dici? È stata difficile? Allora, vediamo che si stanno preparando i concorrenti. Ci sono quelli in mezzo. Tu sei quello in mezzo, quella che si sta spiaccicando sul cavallo è la mamma. Ah, eh sì, stiamo gettando via tutti gli oggetti perché non sono richiesti nella gara, tu non puoi avere nessun oggetto, non puoi distruggere il muro perché sennò vai fuori gara. Quindi vediamo che Demon sta buttando via tutta la sua roba e la mamma ci sta un attimo guardando, che sarebbe la terza. Si sta forse posizionando. Ok, dobbiamo riuscire a capirci. Ecco, lì c'è una marea di oggetti, ma basta che non li usi, insomma, poche parole. E quindi sta per partire questa gara. Direi che ci siamo quasi. Qualcuno sta barando. Sono partiti! Attenzione perché da fuori sembrava facile, ma assolutamente molto. È stato difficile anche per me che personalmente l'ho costruito, non mi ricordavo più come fare. Certo, alla fine ho vinto io, in effetti potrebbe essere invalidante la cosa. Il primo ad uscire prenderà 20 punti, il secondo 10 punti, il terzo solo un punticino. Abbiamo trovato un coniglio dentro il labirinto. Pensavamo che ci potesse guidare magari verso l'uscita, ma non è stato così. Eccolo! Ecco, siamo arrivati, almeno io sono arrivato nella stanza centrale, quella con i vetri verdi, con il raggio. E quando uno arriva lì sa più o meno di essere a metà del labirinto. Ma non è stato, comunque, continuo a ripetere, facile perché a un certo punto ho incontrato la mamma. Ci siamo un po' riuniti. E vedi, sto continuando a girare intorno, sempre ritorno in questa stanza verde con i vetri. Poi mi sono incontrato con Demo. E attenzione che forse ci siamo quasi. Forse che ho trovato l'uscita. Questa parte è stata proprio fortunata perché pensavo di essere già uscito, invece no. Eccola, ecco l'uscita. Ed è partito il razzo del primo vincitore. E adesso siamo in attesa del secondo. Nel frattempo qua sta arrivando il diluvio universale. Chi sarà il prossimo ad uscire? Ah, questo pezzo me lo ricordo, che tu hai accompagnato la mamma e hai detto vieni che ti guido io all'uscita, vero?
Ho detto solo 6. Non vorrei superare. Ed eccoli all'uscita. Demon al secondo posto e la mamma al terzo posto. Fantastico, fantastico. Primo in classifica per ora il papà. Però le altre gare, forse questa è stata la più complicata, le altre sono un po' più alla portata. E anche, diciamo, saranno anche molto basate sulla fortuna, alcune. Ecco qua, il riepilogo, Davis 20, Demon 10, Simona 1. Alla prossima puntata. Shabaluba! Ciao, Valeria.